Olanda hanno già lanciato la loro bandiera. Adesso la chiocciola, l'oca, la lupa, la civetta, montone, la giraffa, il drago, l'aquila, la pantera. Ecco, l'ultimo mi pare è il nicchio. Il nicchio che è una contrada molto... Ecco, io vorrei aprire una parentesi, il bruco e il nicchio adesso, sì. Dunque, quando delle volte no, si gira per l'Italia, ecco, si sente parlare di sbandieratori. Allora ogni tanto qualcuno, io ovviamente un pochino me la tiro perché ritengo di essere ormai un po' senese, no? Dice, ma arrivano quelli di Siena? No, perché ovviamente è vietato, ecco, spiegacela, questo per dimostrare la serietà di questa tradizione, di questa festa, cioè vale a dire le bandiere delle contrade, uscire le otto contrade. Però insomma essere dal secondo al quarto posto è la posizione migliore. Ecco, vedete che parlo lo scorso anno d'agosto. Ecco. Eccoli che escono. Allora, il primo è il nemicchio con il blu turchino, la giraffa che abbiamo detto bianca e rossa, poi c'è il drago rosso, verde listato di giallo, poi leocorno con l'arancio bianco listato di blu, l'onda bianco e celeste, poi abbiamo la selva che è appunto arancio e verde, il bruco giallo e verde e l'aquila che è giallo. Vedete che i fantini salutano le comparse. Il nerpo di bue, che è quello strumento micidiale, poi magari Bastiano ci dirà anche quanto fa male, non so se lui l'ha mai sentito, comunque è questo nerpo di bue con il quale i fantini possono sollecitare i propri cavalli, ma possono anche ostacolare e nerbare i fantini delle contrade avversarie. Quindi ecco, questa sera diciamo la particolarità è che oltre a essere 8 invece che 10 le contrade, non c'è una coppia di contrade rivali, quindi a rigore, almeno sulla carta, potrebbe essere un palio diciamo così più sereno, ma questo è sempre relativo. Ecco, intanto vediamo Bruschelli, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, che è il fantino che questa compagine è quello che ha vinto il maggior numero di carriere. Ecco Silvano, in questo momento qui ancora non sappiamo qual è l'ordine d'ingresso tra i canapi, perché c'è un meccanismo, il sorteggio del posto al canape, prima parlavamo dei primi quattro posti, della rincorsa o altro, però a tuttora è segreto. Viene trascritto proprio in questi momenti in un foglio che verrà consegnato poi da un vigile urbano al monsiere, e i fantini sono in questo momento in attesa di sapere chi saranno e quale sarà l'ordine d'ingresso. Si può già presagire un'uscita più o meno buona. Quindi la carriera di oggi, una posizione, vedo che sì, almeno già partito durando posto, perché ci sono alcuni cavalli che sono abbastanza agitati, perlomeno la giraffa. Un'altra contrada che ha delle buone chance. Sì, i cavalli vanno forte, quello del leocorno, quello dell'onda, quello della pantera, ci sono emozionato. Sono cavalli, ma l'uno nell'altro c'è poca differenza. Quello del bruco è un buonissimo cavallo. Forte. Regolare, per cui si parte in un ippodromo con le gabbie. Del 99 ci sono tante componenti. Il bruco. La rincorsa è come una bella donna con tanti uomini intorno. Nessuno la vuole mollare. Poi chiaramente ognuno di questi ragazzi cercherà di prendere dei vantaggi. Ecco, vedete il già dare la mossa buona a una contrada invece che a un'altra, per esempio. Può avvantaggiare o svantaggiare. Ecco. Credo che in questo momento con un tipo di mossa così... Forse perché ieri si avrebbe fatto... Così, delle lungaggini, diciamo, prima di entrare possono essere svariati. È strano un po' per le prove, perché normalmente per le prove i fantini cercano di trarre il massimo vantaggio possibile dalla loro posizione, anche perché le posizioni variano abbastanza, dato che le prove conoscono in anticipo quale sarà l'ordine d'ingresso e quindi si possono anche accordare tra di loro. Oh, vedete sempre inquadrato. Sembra leciti per la festa, sennò il regolamento no, si possono mettere, però sono abbastanza grandi, sono abbastanza. Incalzato dalla giraffa.
attenzione, qui sotto di noi stanno arrivando i cavalli e l'onda. Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, su Ivanov ha vinto un palio bellissimo, molto lottato, è partito in testa e ha saputo rintuzzare gli attacchi prima dell'onda, poi del drago, poi della giraffa e del nicchio infine. Allora ecco. L'onda, vale la pena ricordarlo, pensate, non vinceva dal luglio del 95. Trecciolino con questo palio arriva alla bellezza di 13 pali vinti. 13 pali, un grande successo, un grande cavallo, una grande corsa. È stata una corsa veramente splendida, molto lottata, sono stati bravi tutti, hanno spinto dietro la giraffa, soprattutto la giraffa che è andata al secondo guardate, posto. Scusate, ma guardate il Contradaioli, lui ha quasi paura, timore di questo abbraccio affettuoso della Contrada dell'Onda, lo vedete? Non vuole scendere da cavallo, perché giustamente scendere poi in quelle circostanze può diventare anche pericoloso, ecco, vedete? Contradaioli che sotto lo invocano dicendo Cencio, Cencio, una contrada che non vinceva da tanti anni, quindi dal 95, quindi è un mentre Trecciolino è ancora a cavallo, stanno arrivando ancora a festeggiarlo, mentre anche il cavallo sta fermissimo e si prende tutti gli abbracci e le carezze, è caduto soltanto il leocorno al primo casato e gli altri sono rimasti in groppa alternandosi un po' all'inseguimento dell'onda, ma sembrava impossibile. Esatto, mi sembrava ormai fosse veramente palesemente scritto nei colori dell'onda questo palio, sì. Perché non c'è stata storia, nel senso che Trecciolino è partito subito per primo e c'è stato un tentativo da parte della giraffa, poi in parte il nicchio, all'inizio forse un po' l'acqua. Vediamo, ecco, vogliamo rivedere la corsa? Sentiamo anche un commento da parte di Bastiano, come ha visto questo palio. E non partita la giraffa, forte e anche la giraffa. Sicuramente poi essendo all'interno l'onda ha avuto grossi vantaggi. Stavo molto bravo Gigi l'ultimo San Martino a rimanere a cavallo. Nicchio ha fatto un'altra entrata mentre il leocorno è caduto proprio in ciampato sulle gambe dell'Aquila. Ecco, l'Aquila è rimasta attardata dopo la partenza, riesce a superare nuovamente il Nicchio. Intanto Trecciolino si volta indietro e guarda la giraffa che sta arrivando molto forte, sta nervando come del resto tutti gli altri, anche Nicchio, Aquila stanno nervando forte i loro cavalli per cercare di guadagnare qualche metro, ma sembra che il divario tra l'onda e la giraffa e tutti gli altri sia praticamente incolmabile. Il drago che era rimasto un po' attardato dopo la partenza si sta facendo sotto anche lui, ma è un po' tardi ormai e Trecciolino sta arrivando al secondo casato in maniera molto tranquilla, il drago riesce a superare l'Aquila, poi la Selva in penultima posizione e il primo ultimo ciampone di quelli proprio Silvano, un ciampone in quel modo lì in genere fa cadere al terzo giro. È stato molto bravo perché il cavallo gli è inciampato, è rimasto sul collo e l'equilibrio si è ritirato su, onore al merito, un grandissimo palio. Qui ecco il trionfo e l'arrivo trionfante con il Nicchio in seconda posizione. E Trecciolino che vince il suo 13° palio, si sta avvicinando a grandi passi Aceto, al record di Aceto 14 se non sbaglio. Aceto 14. Credo che Aceto ora abbia le palpitazioni al cuore.